chiedo scusa se ho creato un equivoco. Certamente non ho mai detto né inteso dire che la Costituzione proibisce il matrimonio omosessuale, una cosa che non urta in nulla la mia sensibilità. Io dico che noi viviamo in un paese che ha una storia, che ha una tradizione, che ha un sentimento religioso prevalente e che quindi necessariamente la battaglia per i diritti dovrà cercare anche dei ragionevoli compromessi. Questo ci dice l'esperienza che è stata compiuta fin qui e anche forse una delle ragioni per cui questa battaglia è così indietro rispetto ad altri paesi europei. Io questo condivido, questo sentimento di protesta che voi avete, però... Abbiamo chiesto questo incontro perché siamo veramente stanchi di questo gioco delle parti che fanno i dirigenti del PD, che continuano a chiederci voti, sostegno a Milantare e comunque non operano in nostro favore e non si impegnano per i nostri diritti. Io credo che un grande partito come il nostro debba più coraggiosamente prendere posizione, diciamo, credo di averlo insistentemente detto in tantissimi momenti di dibattito interno, sia per i diritti degli omosessuali e sia su alcune delicate questioni che hanno attraversato anche il nostro partito. Penso al dibattito che abbiamo avuto dedicato sul tema del fine vita, del testamento biologico. Può darsi che noi siamo particolarmente timidi, certamente noi siamo un partito complesso, siamo un partito che ha al suo interno anche diverse anime e diverse culture. Può anche darsi che in questo paese le cose risultino particolarmente complicate, diciamo, anche per la... Perché, vede, quando io dico che c'è una sensibilità religiosa che si sente offesa dall'idea che l'unione fra omosessuali possa essere definita matrimonio, non riferisco alla mia sensibilità, riferisco alla sensibilità che si dichiara. Cioè, non è, la mia non è un'idea stravagante, è un'osservazione. È sempre utile incontrarsi, è sempre... come dire, interessante che qualcuno accetti di farlo, ma non è mai sufficiente se poi di fronte a osservazioni nette, precise, circostanziate, noi le abbiamo fatte in maniera molto chiara, rivolgendo delle domande nette, precise e circostanziate, si ricevono delle risposte vaghe, un arrampicarsi sugli specchi, delle lucubrazioni più o meno bizantine. Allora questo ci dice che l'onorevole D'Alema ci restituisce un'immagine confusa di questo partito, non soltanto rispetto ai nostri diritti, ma rispetto al progetto di un partito riformista e progressista. Come sempre, quando dialoghiamo con il PD, e noi ci dialoghiamo con pazienza e costanza da anni, da quando è nato il PD e da prima che nascesse, Le risposte che ci ha dato non sono soddisfacenti, le risposte che ci ha dato sono fumose, le risposte che ci ha dato sono pavide, le risposte che ci ha dato dimostrano che ancora una volta il PD non vuole prendere coraggio ed essere laico sulla questione dei diritti per le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali in questo paese. Libera signora, sì, proprio aperta libera per il padre.